Quante volte mi avrai sentito dire di evitare di commettere errori? Quante volte mi hai sentito raccomandarti, occhio, che potresti commettere degli errori acquistando una casa? Ecco, ma chi è che commette errori? Come si fa a commettere degli errori e perché si commettono degli errori? Innanzitutto partiamo da un presupposto. Commettere degli errori significa perdere dei soldi. Quindi acquistare una casa non essendosi accorti che c'era qualcosa da sistemare, quindi aver commesso un errore di valutazione, un errore di mettere l'occhio e non si è stati capaci di mettere l'occhio dove era il caso di mettere gli occhi, ecco, questo comporta commettere un errore. L'errore di cui parlo sempre io, di cui vado blaterando tutti i giorni, non è porca miseria, ho commesso un errore, ho sbagliato e vabbè. No, commettere un errore significa che poi devi sistemare ciò di cui ti sei accorto dopo, e per sistemare questo devi spendere dei soldi. Vale a dire che io ti sto raccomandando di non commettere errori per evitare di perdere soldi. Tutto lì, non è difficile. Perché ho ideato il metodo Compro Casa? Perché per me stesso, quando ho iniziato a vivere di immobili, quando ho iniziato a navigare e a ruotare nel mondo dell'immobiliare con persone che volevano acquistare casa, quindi ero sempre in mezzo, sono sempre stato in mezzo nella mia vita professionale tra persone che volevano acquistare casa e persone che vendevano una casa. In mezzo c'era l'incertezza e quindi sono sempre stato in mezzo ad aiutare le persone a non commettere degli errori, quindi sono stato sempre in mezzo a non commettere, a non far commettere degli errori che portavano poi alla perdita di soldi. E quindi nasce il metodo Compro Casa, che è un sistema automatico per evitare di commettere errori. Quindi per mettere il naso nel posto giusto e per evitare di commettere errori, per evitare di perdere soldi. Ma perché si commettono gli errori? Si commettono errori perché spesso ci si fida delle persone. Va da sé che pensare di acquistare una casa, consapevole del fatto che intorno all'acquisto di una casa ruotano tantissime figure, tra le quali più importanti, più rappresentative sono una banca, quindi un perito di una banca, un agente immobiliare innanzitutto che ti propone una casa, quindi tu dici devo andare ad acquistare una casa, mi rivolgo a un professionista che fa questo di mestiere, per quale motivo sto qua mi dovrebbe far commettere degli errori? Cioè perché devo essere io ad accorgermi di eventuali problematiche, visto che c'è lui e si è messo la casa in vendita, non dovrebbero esserci problemi. Questo nasce dalla non consapevolezza che l'agenzia immobiliare non è un negozio qualsiasi dove si va a acquistare un qualsiasi prodotto. Quindi pensano le persone, vado in agenzia immobiliare ad acquistare una casa perché c'è un agente immobiliare che mi rappresenta la parte venditrice, che tutela le parti, ok? E questo nella normalità delle cose è anche giusto, purtroppo non è spesso così. Spesso, non qualche volta, spesso non è così. Poi c'è il perito della banca, quindi il perito della banca dovrebbe essere il garante della banca, che quindi le persone pensano, se c'è qualcuno che deve far da garante alla banca della buona riuscita di un'operazione di finanziamento, quindi deve consigliare alla banca sì o no finanzia quella casa perché è una casa finanziabile, le persone stanno tranquille. Ci sarà lui poi che controllerà le varie questioni, metterà lui il naso dove va messo il naso, sarà lui a dirci se è il caso di acquistare quella casa, perché lui deve fare da garante alla banca. E poi c'è il notaio. Chi è che non si fida del notaio? Questa figura, il magno notaio. Il notaio è un pubblico ufficiale che sta lì a garantire le parti della buona riuscita dell'operazione d'acquisto e di vendita. Quindi ci sono delle figure che portano a pensare alla tutela del proprio acquisto. Dall'altra parte ci sono poi le persone che commettono errori. E come mai si commettono errori nonostante ci fossero queste figure che garantiscono la compravendita? Come si fa a commettere degli errori nonostante il controllo, la verifica e le tutele date da queste persone? Partiamo da un presupposto. In questo video non ti sto parlando degli acquisti tra privati, quindi se qui ti parlo di possibilità, percentuali di rischio di commettere errori, tutto quello che ti dirò in questo video aumenta sensibilmente nel momento in cui ti ritroverai o deciderai o sceglierai, per motivi di risparmio, quelli che vuoi tu, di andare ad acquistare una casa e fare una trattativa tra privati, evitando che ci sia un agente immobiliare di mezzo. Quindi il primo motivo per il quale si commettono errori è la fiducia che si ha in queste figure che ruotano intorno alla compravendita. Ci sono modi eleganti di queste figure che ruotano intorno alla tua compravendita di non comunicarti che ci sono delle questioni che andrebbero invece analizzate, che andrebbero sistemate. Magari qualcuno può considerarle piccole imperfezioni, qualcuno potrà evitare invece, qualcuno meno professionale, potrà star lì a evitare di dirti che c'è qualcosa per il quale
bisogna spendere un minimo di attenzione, bisogna star lì a fare attenzione a quello che è emerso in modo tale che la compravendita possa definirsi perfetta. Ma visto che è un qualcosa, visto e considerato che è un qualcosa, un'imperfezione, faccio un esempio, la diversa distribuzione degli spazi interni considerata lieve, c'è qualcuno che potrebbe pensare, vabbè, roba da poco, non se ne accorge nessuno, non è ostativo a livello procedurale per fare un rogito d'acquisto, ci penserà poi, quando uno se l'è comprata, ci pensa la nuova proprietà a sistemare queste questioni. Puoi non accorgertene, possono evitare di farne menzione sull'atto, possono evitare di metterci il naso, l'attenzione, chiudendo un occhio, e quindi possono scegliere di non dire nulla, di non farci caso, e quindi la compravendita viene fatta comunque. Ci sono poi dei modi eleganti, anche legali purtroppo, di farti dichiarare a te, che sei la parte acquirente, che sei tu che dichiari che è tutto a posto. Questo è un modo elegante, secondo me, di scaricarsi di ogni responsabilità, perché in sede di rogito d'acquisto sarà la parte acquirente a dichiarare che hai verificato tutto ciò che c'era da verificare e che dichiari di averlo fatto e che tutto è a posto, sotto la tua propria responsabilità. Classica frase sul rogito d'acquisto è: la parte acquirente dichiara di aver trovato l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova di suo gradimento. Poi, per quanto riguarda la parte urbanistica, il notaio ti farà dichiarare. La parte acquirente dichiara di aver effettuato le proprie verifiche, analisi urbanistiche e catastali e di avere trovate conformi alla casa che sta per acquistare. Quindi sei tu che dichiari. Il notaio lo fa dichiarare a te, che dichiari di aver controllato e di aver verificato e che tutto è a posto, ok? Questo è un modo elegante per sciogliersi dalle responsabilità, e nel momento in cui emerge qualcosa poi ti metteranno sotto il naso il tuo atto e ti diranno: ma guarda qui, l'hai dichiarato tu, sei tu che dici di aver verificato, sei tu ad aver dichiarato che hai trovato tutto a posto. Vediamo quali sono questi errori che di solito si commettono, gli errori più comuni che di solito si commettono e che dei quali ci si ne accorge poi dopo aver acquistato, e quindi dei quali si decide dopo aver acquistato di sistemare. Possono essere la diversa distribuzione interna della casa, le modifiche interne, quindi hai una situazione planimetrica, urbanistica e catastale in un modo, e poi magari la casa è stata modificata nel tempo, le persone magari hanno deciso nel tempo di abbattere la parete che separava la cucina col salone, l'open space fa più figo, e senza star lì a comunicare, a denunciare al comune queste modifiche, a farsi autorizzare queste modifiche, le fanno e tutto è a posto, non se ne è accorto nessuno. Ma nessuno è stato lì ad aggiornare la situazione urbanistica, quindi in comune, catastale, quindi in catasto. Di questo non te ne accorgi se durante la visita non chiedi la planimetria catastale e urbanistica da verificare. Se non lo chiedi non puoi verificarlo, se non ci metti il naso non puoi verificarlo. Poi ti ritroverai in atto, se nessuno te lo dice, a dichiarare di aver verificato e di trovato che è tutto a posto. L'agibilità, spesso l'agibilità delle case non c'è, ok? Si può rogitare anche senza l'agibilità, fatta la legge, trovato l'inganno. Cioè, in Italia è possibile rogitare sull'atto del notaio, basta scrivere che la parte acquirente è consapevole del fatto che la casa che sta acquistando è sprovvista di certificato di agibilità. Quindi tranquillo, nessuno ti verrà a dire: guarda, attenzione, non c'è in questa casa il certificato di agibilità. Siccome non è un elemento ostativo alla stipula, quindi se l'obiettivo è la stipula, quindi nessuno ti dirà che manca il certificato di agibilità, perché non è ostativo, basta inserire quella frase, ma tu magari non lo sai che devi avere una casa con l'agibilità. Quindi se proprio decidi di acquistare una casa senza certificato di agibilità, accertati che quella casa sia meritevole e abbia i requisiti per ottenere un certificato di agibilità, ok? Dichiaro di aver trovato la casa, dichiaro di comprare quella casa seppur senza certificato di agibilità, ma sono consapevole che la casa ha tutti i requisiti per ottenerla. Siccome questa storia qui, questa questione non è ostativa affinché tu possa andare ad acquistare con rogito notarile, e nessuno te lo dice. Molto spesso l'obiettivo è raccogliere ciò che è per legge che consente alle persone di rogitare. E quando l'elemento negativo comunque permette un rogito, nessuno te lo dice, tanto si può rogitare. Le destinazioni d'uso, ci si ritrova a visitare case da acquistare quando il sottotetto, non avendo i requisiti urbanistici per essere dichiarato residenza, è stato comunque adibito a residenza. Quindi tu vai a visitare la casa, ti trovi camera, bagno e quant'altro, e che ti porta a pensare che quegli ambienti siano a destinazione residenziale. Ragazzo, vedi il bagno, vedi la camera da letto,
ti viene da pensare, ok, quella è una residenza. E poi magari sulle carte non è così. È un lavatoio, è uno stenditoio, è una soffitta ad uso cantina. Ed è stata adibita però a residenza. Magari le planimetrie catastali e urbanistiche parlano di altro. Quando ci se ne accorgi di questi errori? Dopo aver fatto l'acquisto. Quindi acquisti la casa, fai il rogito d'acquisto e magari poi decidi di ristrutturarla. Quindi ti rivolgi a un tecnico per fare tu le autorizzazioni per andare a ristrutturare la casa ed è lì che il tecnico ti informa: qui c'è qualche problema di destinazione, qui c'è qualche problema di diversa distribuzione interna, qui c'è qualche problema di posizione delle finestre, qui c'è qualche problema di altezze, qui c'è qualche problema di agibilità. E cosa rispondi? Ma io non lo sapevo, non mi è stato detto. Queste sono le classiche risposte, esclamazioni che io sento dire e leggo sulle mail tutti i giorni. Non lo sapevo, chi me lo doveva dire? A me non è stato detto, ho fatto l'atto, il notaio ha detto che era tutto a posto. Non ha detto che era tutto a posto, hai dichiarato di aver tu verificato e di aver trovato tutto conforme e tutto ok. L'hai dichiarato tu. Adesso è inutile tornare dal notaio a bestemmiare, a litigare. Il notaio ti ha ammonito, come si dice, sull'atto e tu hai dichiarato e hai sottoscritto. Adesso ti tocca riparare. Riparare a queste cose quando è possibile riparare agli errori. Sono anche questioni per le quali non puoi riparare, non c'è rimedio e quindi te le tieni così. Ma nel momento in cui puoi fortunatamente porre rimedio, sistemare queste incongruenze, e lì ci vogliono i soldi. Parliamo di questioni che sono espresse in 1.000 euro, qualche migliaio di euro. Non so se hai visto sul TikTok, c'è un ragazzo che mi scrive in un commento: ho comprato una casa, pensavo di aver acquistato una casa, mi sono ritrovato ad aver acquistato un ufficio, ora il comune mi chiede 30.000 euro per il cambio di destinazione d'uso. 30.000 euro. Quindi c'è un agente immobiliare che gli ha fatto visitare un qualcosa che assomigliava a una casa, c'era il letto, la camera, il bagno, la cucina. C'è un periodo della banca consigliato dall'agente immobiliare che ha finanziato l'acquisto di un ufficio senza comunicare a chi stava chiedendo un finanziamento che il finanziamento era per l'acquisto di un ufficio. E c'è un notaio che ha letto l'atto e c'è qualcuno che non l'ha ascoltato quando l'ha letto, perché ha dichiarato di voler acquistare una categoria A10. Se non sai cos'è una A10, tu dici: ok, il notaio sarà un notaio, sono qui venuto dal notaio ad acquistare una casa. Quale motivo adesso sto tizio qua deve leggere, recitare il contenuto di un atto dove c'è scritto che io vado ad acquistare un ufficio? Io ho sempre detto: devo acquistare casa, mi rivolgo all'agenzia per acquistare casa, adesso l'atto è per acquistare la casa. Quindi non lo ascolti quello che dice e ti ritrovi ad aver acquistato un ufficio. 30.000 euro adesso per riparare. Quindi, per farti l'esempio, che ci vogliono i 1.000 euro per riparare alle questioni. Veniamo al dunque: come si fa ad evitare queste brutte situazioni? Come si fa soprattutto ad evitare di doversi fidare 100%, affidare 100% ai professionisti che ruotano intorno all'acquisto di una casa? Specificando sempre che molto probabilmente i professionisti che ruotano intorno al tuo acquisto sono degli ottimi professionisti, onesti, sinceri, trasparenti. Però magari se non è così ti ritrovi poi nei casini. Allora come si fa? Informandoti. Ti devi informare sulle domande da fare, sulle richieste da fare. Ti devi informare, devi andare preparato a capire se le cose che ti stanno dicendo, le informazioni che ti stanno dando, siano corrette. Ti devi informare prima ancora di impegnarti all'acquisto, cioè con la proposta d'acquisto. Spesso si fa proposta d'acquisto e poi ci si adopera a cercare eventuali problematiche. Ma magari potrebbe essere troppo tardi, qualcuno potrebbe chiudere un occhio e farla passare senza dirti niente. Tu sei lì ad aspettare che tutto vada per il verso giusto e che nessuno ti chiami per un eventuale problema. Il perito, l'agenzia, chiunque. Quindi sei lì a sperare che tutto vada per il verso giusto, ma non sai cosa stanno facendo, cosa stanno verificando, dove stanno mettendo il naso le persone adesso coinvolte per far sì che tu vada poi ad acquistare. Quindi non devi impegnarti a fare una proposta d'acquisto e poi sperare che vada bene e che non emerga nulla. Prima ancora di sottoscrivere una proposta d'acquisto e di impegnarti, c'è scritto in alto, irrevocabilmente all'acquisto di quella casa, devi verificare che sia una casa che sia conforme catastalmente, che sia conforme urbanisticamente, che sia dotata di agibilità, che tutte le destinazioni d'uso all'interno di quella casa, di quelle quattro mura, siano a destinazione residenziale, ma non soltanto sul posto, anche nei documenti e tanto altro. Ed ecco perché è uscito fuori il metodo Comprocasa, per verificare questo in maniera sistematica, in maniera consapevole e in maniera autonoma.
perché non c'è bisogno di essere tecnici, non è che c'è bisogno di ogni volta che vai a visitare una casa allora mi devo portare l'avvocato, il commercialista, il tecnico, il geometra, l'ingegnere. No, sono attività che puoi fare tranquillamente tu, basta però che sai dove mettere il naso, basta sapere a chi chiedere, cosa chiedere, quando chiedere e sapere perché chiedere, fare le giuste domande. Fare delle domande non è in maniera automatica così come esce. Fare le giuste domande perché si è consapevoli dello scopo di quella domanda. Qual è lo scopo di quella domanda? Cos'è che voglio sapere? Cos'è che voglio verificare? Allora ti chiedo, perché è un obiettivo. Non faccio una domanda urbanisticamente tutto a posto. Sì, tutto a posto, basta. Guarda che per le case c'è poco da chiacchierare. Tutte le informazioni che ti vengono date per una casa sono obbligatoriamente documentate da pezzi di carta. La storia di una casa è sì, potrebbe essere verbale, ma è documentata, è scritta. L'altra volta mi è capitato di parlare con un agente immobiliare che mi diceva: guarda, non si preoccupi, lei sta guardando quella veranda fatta sul balcone, quindi chiusura del balcone a veranda, non si preoccupi, lì è stato fatto il condono edilizio, grazie per l'informazione, tu ce l'hai? Cioè, meglio, questo condono edilizio rilasciato, autorizzato, tu ce l'hai? No, me l'ha detto la proprietà. Allora non conta niente quello che mi hai detto. Mi stai raccontando che probabilmente c'è un condono edilizio che ha sanato quella situazione, ma tu non ce l'hai, tu non l'hai mai visto. Come fai a dirmelo? Io lo devo vedere. Tutto ciò che mi dici deve essere documentato. Quindi, per concludere, cerca di prepararti a verificare ciò che stai andando a guardare, a verificare ciò che ti viene detto, a verificare che tutto sia a posto per evitare di andare a esclamare non lo sapevo. Non lo sapevo è un'esclamazione che ti viene naturale quando giustamente le cose non le sai e hai deciso di non prepararti prima. Quindi quello che ti consiglio è: preparati a non commettere degli errori e così facendo eviti di fare esclamazioni del genere: non lo sapevo, non me l'hanno detto, chi me lo doveva dire. Sicuramente i professionisti che incontrerai saranno professionisti trasparenti, professionali e quant'altro, ma tu stagli a fianco, controlla l'operato di queste persone preparandoti. Scopri dove c'è da mettere il naso, scopri cosa c'è da chiedere, scopri come analizzare le risposte che ti vengono date e sarai più tranquillo. Non dovrai fidarti 100%, seppur dei grandi professionisti, seppur dei professionisti ultra trasparenti e professionali, però scopri come stare al loro fianco e come controllare il loro operato. Se sono persone che chiudono un occhio, se ne chiudono tutte e due, o se sono persone attente. Quattro occhi, due tuoi e due loro. Per fare questo, i link sono in descrizione. Ci vediamo dall'altra parte.